Sicuramente siamo molto deluse da come è andata questa partita. Loro lo sapevamo che sono una squadra fortissima, sarebbero venute qua con l'intento di fare i 3 punti da subito, hanno spinto subito. Da parte nostra, sicuramente potevamo fare qualcosa in più. Dispiace perché eravamo cariche prima della partita, ci aspettavamo un altro tipo di prestazione. E quindi in questo momento c'è tanta delusione. Delusione sì, orgoglio però altrettanto e anche di più. È il sentimento di chi a un passo dalla vetta è costretto a rinunciare. Poco importa la grande impresa di essere arrivati fin lì quando si pregusta un sogno, perché la caduta fa ancora più male. La UEBA esce a testa altissima dalla Champions League. È mancato un passo verso la finale, ma un passo troppo lungo per la gamba biancorossa. Il VakıfBank non ha lasciato neanche le briciole nella semifinale di ritorno, prendendo a pallate le farfalle dal primo all'ultimo punto per un 3-0, una porta sola. Si poteva fare forse appena meglio di così, un approccio migliore, una seconda linea un po' più solida, ma davanti a un avversario straordinario si può solamente applaudirlo e applaudirsi per una cavalcata nemmeno immaginabile nel mese di dicembre, approdata vicinissima all'ultimo atto. Una lezione da imparare che deve fare male quanto basta per voltare pagine e ripartire più forti, con tanta esperienza in più. La partita non è che abbia granché da commentare. Io voglio solo soffermarmi sul percorso che ci ha portati fino qua. Dopo è normale che in partite come queste poi è giusto che i valori dei giocatori in campo vengano fuori. E di là ci sono giocatori che queste partite ne hanno già giocate tante, ne hanno anche già vinte tante, e quindi se lo sport è meritocratico è giusto che queste cose prima o poi facciano la differenza. L'avevamo detto, il VakıfBank, 2 partite è difficile che si complichi la vita, non che le sbagli, perché non penso che la partita d'andata loro abbiano sbagliato la partita. Noi per poter stare al loro livello dovevamo fare qualcosa in più. Mi spiace non essere riuscito a preparare la squadra per fare qualcosa in più, a partire da come siamo partiti, però diciamo è stato un percorso che fino a qua ci ha permesso di impensierire una delle 2 squadre più forti del mondo. Insomma, la finale che andranno a giocare è una finale che tutti quanti dichiaravano prima. Effettivamente si verificherà, mi spiace non esserci, mi spiace che queste ragazze non possano andarci perché se lo sono meritati per lunghi tratti della stagione.